Hai mai sentito parlare dell'agricoltura di precisione o dell'agricoltura 4.0? Oggi provo a spiegarti in 10 minuti di cosa si tratta e del perché è così importante per il futuro del settore agrario. L'agricoltura 4.0 non è un numero casuale, fa parte di un processo di rivoluzione ben più ampio e che ha già toccato anche l'industria e il settore terziario. L'agricoltura è una delle attività più antiche, come già ben saprai è stata la base della civilizzazione umana. Nel Neolitico l'uomo impara a coltivare e passa così da nomade a sedentario. Ma probabilmente questa storia l'hai già sentita a scuola, come anche la prima rivoluzione agricola, che avviene alla fine del XVIII secolo, in Inghilterra, con il sistema di Norfolk. Vengono introdotte le rotazioni culturali, nuove attrezzature e metodi di lavorazione del terreno. Il terzo passaggio è quello silente, quello che spesso non esiste neanche sui libri di storia, perché in Europa nasce proprio a cavallo tra due avvenimenti molto più importanti, i due conflitti mondiali. L'agricoltura inizia a meccanizzarsi e entrano in campo i trattori e nuove attrezzature che miglioreranno sempre di più. Eccoci arrivati al quarto step. Nel 1997, negli Stati Uniti d'America, viene utilizzato per la prima volta il termine precision farming, cioè agricoltura di precisione. Ora che siamo arrivati ai nostri giorni, guardiamo i problemi maggiori dell'agricoltura mondiale. L'80% delle terre coltivabili è già utilizzato e si fa sempre più difficoltà a raggiungere il restante 20%. Inoltre, come se non bastasse, la popolazione mondiale continua a crescere e nel 2050 sfioreremo probabilmente i 9 miliardi di abitanti. La FAO, cioè l'Organizzazione per l'Agricoltura e l'Alimentazione dell'ONU, ha stimato che, al fine di soddisfare le richieste di tutti, l'agricoltura nel 2050 dovrà produrre il 60% in più, senza però intaccare le risorse naturali e senza impattare maggiormente sull'ambiente. Ed in Italia? Beh, in Italia la situazione non è migliore, soprattutto per il fatto che possiamo vantare grandi eccellenze, ma non grandi produzioni. Inoltre ci sono problemi riguardanti l'edificazione, che in passato ha rubato troppa terra alle aziende agricole, la mancanza di appeal per i giovani che spesso scelgono di lavorare in altri settori e l'obbligo morale nel conservare la grande ricchezza paesaggistica del nostro paese. Esiste però una via per adattarsi a questi problemi e raggiungere gli obiettivi, l'agricoltura di precisione. Non esiste una definizione ufficiale, ma potremmo spiegare il precision farming come un sistema gestionale, agricolo ed integrato, di informazione e produzione, atto all'aumento della produttività sito-specifica, dell'efficienza produttiva, della redditività aziendale e alla riduzione al minimo dell'impatto ambientale. Belle parole, vero? Ma qual è il succo del discorso? Analizziamo le parole di questa frase. Innanzitutto si tratta di un sistema gestionale, cioè non un metodo di lavoro, ma di un modo di condurre l'intera azienda, ed agricolo, perché è specifico per l'agricoltura. Le cinque parole seguenti sono il vero cuore dell'agricoltura di precisione. Integrato, cioè di collaborazione, di informazione, cioè di conoscenza della propria attività, e di produzione, cioè di metodi per raggiungere gli obiettivi. Di seguito ci sono gli obiettivi di questo nuovo modo di fare agricoltura. Aumentare le rese sito specifiche, cioè la produttività non complessiva del campo, ma di ogni suo singolo punto. Aumentare l'efficienza, cioè ottimizzare le risorse impiegate in modo da non sprecarle e farle rendere al massimo. Aumentare la redditività, cioè le entrate delle aziende agricole e di guadagni. Ed infine diminuire l'impatto ambientale al minimo. Si prende quindi coscienza del fatto che non solo le caratteristiche dei singoli appezzamenti sono diversi, ma che addirittura ogni singolo metro quadrato può essere ottimizzato per evitare sprechi e ridestinare le risorse dove ce n'è più bisogno. L'agricoltura di precisione si basa su tre concetti principali: fare la cosa giusta, farla al momento giusto e farla nel modo giusto. Per prendere queste decisioni bisogna quindi conoscere la propria azienda. Come? Con questi nuovi strumenti. Analisi del terreno regolari per scoprire di cosa sono composti i propri campi, stazioni meteorologiche di proprietà dell'azienda o di terzi, che però devono essere vicine ai propri campi, in modo da conoscere e prevedere le condizioni meteorologiche, mappatura della resistività del suolo, cioè metodi per scansionare il terreno ed individuare la disposizione delle risorse nutritive e la struttura del terreno, ed infine mappatura dell'indice vegetativo. Quest'ultima è forse una delle novità più importanti, poiché consente di verificare la risposta delle piante all'ambiente in cui sono. L'indice vegetativo è infatti un valore correlato al benessere della pianta e ad altri importanti valori, come la presenza di zuccheri nei frutti, la quantità di danni da insetti e l'attività fotosintetica. Ma come si rileva questo valore? Guardando le piante. Ok, so cosa stare pensando. Una volta che vedi un campo giallo o verde,
Come fai a capire effettivamente cosa sta succedendo, dove sta succedendo e poi tradurlo in numeri? La soluzione sono le fotocamere multispettrali, cioè speciali attrezzature capaci di separare i canali visivi. Ecco un esempio di foto multispettrale. A sinistra vedi le RGB, cioè i canali rosso, verde e blu. È una foto normale, proprio come la vedremo ad occhio nudo. Passiamo ora all'immagine di destra. Si tratta della stessa zona, fotografata però mettendo in relazione gli infrarossi ed i rossi. I colori sgargianti che vedi sono l'NDV, cioè un indice vegetativo. Se guardi bene, le zone azzurre sono quelle che corrispondono ad un bosco, mentre quelle rosse sono quelle più secche e in alcuni casi sterrate. Ma com'è possibile tutto ciò? Devi sapere che le foglie delle piante riflettono in modo diverso la luce in base a quanta clorofilla c'è. È quindi possibile montare le fotocamere multispettrali su droni, elicotteri o satelliti e rilevare così la situazione dei campi. Ma cosa ce ne facciamo di tutte queste informazioni? È qui che intervengono dei software dedicati che elaborano i dati e creano delle mappe di prescrizione, cioè file digitali che descrivono come una scacchiera i campi. In questo caso vediamo una mappa riguardante la presenza di azoto nel terreno. Nelle zone rosse c'è mancanza di azoto, mentre in quelle verdi l'apporto è ottimale. Queste mappe vengono poi caricate in terminali a bordo dei trattori. Grazie ad apposite attrezzature a rateo variabile, cioè che riescono a cambiare in modo autonomo e rapido i parametri di funzionamento, si possono così seguire le indicazioni elaborate dal computer. Le applicazioni sono numerose, dal rateo variabile per le seminatrici al dosaggio dei concimi, alla localizzazione dei trattamenti, fino alla variazione delle profondità di lavorazione del terreno. Si tratta di un processo efficiente, che richiede però investimenti e conoscenze agronomiche. Per questo si adatta meglio ad una dimensione sovraaziendale, come un servizio tecnico, dotato di personale qualificato ed attrezzatura adatta a servire più aziende. Un esempio di applicazione è il sistema FarmStar, attualmente presente in Francia, è nato dall'unione fra due istituti di ricerca agraria e l'azienda Airbus. A fronte di un pagamento annuale, gli agricoltori possono usufruire di una rete di stazioni meteo sparsa su tutto il territorio nazionale e della consulenza tecnica di agronomi, i quali si occuperanno di rilevare i dati, elaborarli e trasformarli in mappe su misura per l'azienda. Se per esempio l'agricoltore non possiede macchinari di nuova generazione, è possibile richiedere mappe semplificate in modo che sia direttamente l'operatore a regolare i macchinari. I benefici attestati dagli agricoltori francesi aderenti al programma sono la riduzione degli sprechi di azoto, si parla di circa 15 kg ettaro, il risparmio di circa 37 euro a ettaro ed importanti aumenti nella qualità della produzione. Ora proviamo a dare un'occhiata al futuro. Ci sono tante novità in questo settore, ma mi limiterò a presentarvene due. La prima sono gli agrobots, cioè rover autonomi capaci di viaggiare fra i campi e svolgere operazioni diverse come ricognizioni, analisi e il diserbo meccanico. La seconda sono i trattori a guida autonoma. Sono stati presentati dal gruppo CNH già un anno fa e consistono in due prototipi capaci di muoversi autonomamente su campo e su strada. Possono cooperare e svolgere diverse lavorazioni, compresi i trasporti e la raccolta. Sicuramente si tratta di sperimentazioni e passeranno ancora diversi anni prima di vederli utilizzati in ambiti specializzati e ristretti come quelli italiani. Tirando le somme, quindi capiamo che l'agricoltura di precisione è destinata a cambiare il settore primario, anzi, lo sta già facendo. Non c'è il rischio che la figura dell'agricoltore scompaia, ma sicuramente questo ruolo subirà grandi mutazioni, poiché sarà necessario un livello di istruzione maggiore. I software utilizzati infatti creano supporti decisionali, ma l'ultima parola spetta sempre all'imprenditore agricolo, che decide come affrontare i problemi e come lavorare. Da quello che ti ho raccontato sembrerebbe che l'agricoltura di precisione si addica solo alle sconfinate distese americane, ma non è così. Anche in Italia gli elevati livelli di efficienza garantiti dal precision farming aiuteranno ad aumentare le produzioni, migliorare la qualità dei prodotti ed abbassare i costi di produzione, rendendo disponibili le nostre eccellenze anche chi al momento non può permettersele. Inoltre non dobbiamo dimenticarci dei vantaggi ambientali. In ogni declinazione dell'agricoltura di precisione, infatti, la sostenibilità delle coltivazioni aumenta rispetto agli approcci convenzionali. Non è tutto oro ciò che luccica, però. Al momento queste tecnologie sono alla portata solamente dell'Occidente e dei paesi sviluppati, non di chi pratica ancora l'agricoltura di sussistenza. Inoltre in Italia la diffusione del precision farming è ancora agli albori nel settore cerealicolo e foraggero, dove tecnicamente dovrebbe essere più forte, mentre si sta consolidando nei contesti specializzati, come la viticoltura e la frutticoltura. Se questo video non ti è piaciuto fammelo sapere con un non mi piace, altrimenti se lo hai apprezzato lascia un bel mi piace. Se però
Vuoi scoprire le fonti su cui mi sono basato e approfondire alcuni argomenti? Trovi in descrizione il link per scaricare la tesi che ho utilizzato per il mio esame di maturità, dove ho trattato molto di più l'aspetto tecnico delle attuali tecnologie disponibili sul mercato. Se vuoi vedere altri video simili, fammelo sapere con un commento e non dimenticare di farmi sapere cosa ne pensi dell'agricoltura di precisione. Ti ringrazio per la visione, da Agromoderni è tutto.